Vittoria per il Cagliari questa mattina, che inizia la partita segnando al 20° minuto con Pavoletti. L'attaccante infatti riesce a colpire di testa un cross del compagno e battere il portiere avversario spiazzandolo completamente. Il gol del 2-0 lo segna la Padula grazie ad una palla recuperata sulla tre quarti da un suo compagno, che gli permette di ricevere il pallone e trovarsi di fronte al portiere. L'attaccante rossoblu segna infatti un gol molto facile dentro l'area di rigore senza che il portiere avversario potesse far nulla. Dopo un minuto il Perugia riesce ad accorciare lo svantaggio approfittando di un errore da parte della difesa sarda, che colpisce di testa malamente e permette all'attaccante di tirare in porta. Il portiere prova ad uscire ma non può recuperare l'errore fatto dal suo difensore e subisce quindi gol con uno scavetto di Luca Strizzolo. Al 54° minuto il Perugia riesce poi a recuperare completamente lo svantaggio pareggiando la partita. Infatti l'attaccante riesce ad anticipare il difensore con un tocco sul pallone quasi impercettibile. Il difensore a quel punto frana sull'avversario, che in maniera astuta guadagna questo calcio di rigore. Successivamente alla battuta dagli 11 metri Thiago Casadola spiazza il portiere cagliaritano con un rigore magistrale ed ottiene quindi il gol del pareggio del 2-2. Infine all'82° minuto, in azione roccambolesca, la Padula riesce a segnare la sua doppietta personale. Infatti dopo un tiro di testa di Pavoletti che il portiere riesce a parare inizialmente, la Padula si trova il pallone tra i piedi, grazie ad una respinta dell'estremo difensore, e a pochi metri dalla porta riesce a segnare un gol facile per un attaccante come lui. Vittoria meritata oggi per il Cagliari, che sembra aver convinto più degli avversari durante i 90 minuti di gara. Iscriviti al canale per altre news sulla Serie B e tanto altro.